Ciao a tutti ragazzi, io sono Erco per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia. Oggi in questo video porto la recensione di Omar Alsomah versione TOTS, attaccante siriano dell'Al-Ahly che come l'anno scorso ha ricevuto una versione TOTS, ma a differenza dell'anno scorso questa qui ha 84 di oro, mentre l'anno scorso era una versione bronzo che se non sbaglio aveva 64, quindi davvero una nettissima differenza. È un attaccante davvero molto molto forte e davvero ha un tiro assurdo, infatti c'è il 90 sulla carta, però un suo problema è che gioca in un campionato bruttissimo, cioè la Lega Araba, e in più è siriano, quindi non possiamo ibridarlo in una squadra diciamo top. Adesso però possiamo passare a vedere le statistiche sulla carta. Troviamo 84 in overall come già detto in precedenza, 80 in velocità, 72 in dribbling, 90 di tiro, 31 difesa, 77 passaggio e 88 fisico. Inoltre va detto che Omar Alsomah è un attaccante alto 1,92 m, quindi l'80 di velocità è un valore davvero molto molto buono, che però non me la sento di inserirlo nei pro perché si va a collegare un po' col dribbling, perché ha 38 di agilità e 33 di equilibrio, che sono dei valori davvero troppo bassi, e questi valori così bassi influiscono anche sulla velocità. Infatti non riuscirà a dimostrare per bene l'80 di velocità, ma gli dimostrerà un 70-75. Però comunque diciamo non è un contro la velocità. Adesso possiamo passare ad analizzare il dribbling. Troviamo 72 sulla carta, è un contro e basta, cioè è davvero scarso a dribblare, perché come detto prima ha 38 di agilità, 33 di equilibrio, in più ha 76 di dribbling secco e 79 di controllo palla, quindi valori davvero troppo bassi, e infatti il dribbling è un contro di questo giocatore. Anche se comunque avendo le 4 stelle skill riuscirete comunque a scartare 2-3 giocatori se sapete skillare per bene. Adesso passiamo al punto forte di questo giocatore, cioè il tiro, perché troviamo un 90 sulla carta che è un valore fantastico, perché davanti alla porta sbaglia pochissime volte, infatti ha un 92 di finalizzazione e un 95 di shot power che lo rendono davvero molto molto forte anche per i long shot, che sono 83, ma appunto con 95 di shot power ve ne metterà dentro davvero tantissimi. In più ha un 86 di finalizzazione, di posizionamento, che è un valore davvero molto buono, infatti si trova molto spesso al posto giusto, al momento giusto. In più ha anche un 94 di colpo di testa, che è un altro pro, perché lui riesce a sfondare quasi sempre il pallone quando farete il rinvio con il portiere. In più, se il vostro stile di gioco è giocare di testa, riuscirete a farlo per bene, perché comunque è un valore molto alto ed ha, come detto prima, ed è alto 1,92 m. E in più ha 89 di elevazione. Con questo 89 di elevazione ci spostiamo a parlare del fisico, che è un pro il fisico di questo giocatore, perché ha 89 di elevazione che lo rendono praticamente impeccabile nei colpi di testa, e ha 98 di forza fisica. Davvero, spalla a spalla non lo buttate mai giù. È un valore troppo alto questo 98 di forza fisica, è un qualcosa di assurdo, davvero non cade mai. Adesso, come ultima cosa, possiamo andare a parlare dei passaggi. Troviamo 77 sulla carta. I passaggi non sono un pro, ma non sono nemmeno un contro, perché diciamo non sono tanto malvagi. Infatti ha 80 di shot di passaggi corti che gli permettono di fare al meglio gli 1-2 magari col cioccio oppure con un'altra punta. Però tra i passaggi c'è l'88 di effetto, che è un altro pro, a giro tira benissimo. E poi c'è il 95 di precisione punizioni, che collegato al 95 di shot power gli faranno tirare delle punizioni fantastiche. Infatti se lo comprate e provate a tirare delle punizioni davvero vi divertirete tantissimo. Le statistiche in game finiscono qui. Adesso quindi possiamo andare a fare il nostro riepilogo di pro e contro. Tra i pro troviamo il tiro, che comprende anche l'effetto, il fisico, le punizioni, il colpo di testa e le 4 stelle skill, perché vi ricordo che ha 4 stelle skill e 4 stelle piede debole. Tre contro, troviamo dribbling e il campionato, perché purtroppo non si può ibridare al meglio Omar Alsomah, perché gioca in un brutto campionato ed è una nazionale davvero molto brutta, perché non ci sono altri giocatori siriani forti oltre a lui. Come voto finale ho dato un 9, perché è davvero un attaccante molto molto forte, però ha questo diciamo handicap della squadra, perché non riuscite a fare una squadra abbastanza forte per competere. Però comunque, se ad andare ad analizzare il giocatore senza guardare campionato e nazionalità, gli do questo 9 perché è davvero molto 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 forte. Detto questo video può finire qui. Vi invito a lasciare un like, a commentare con le vostre impressioni su Omar Alsomah, a seguirci su tutti i nostri social, ed Erco per lo staff di Ultimate Team FIFA Italia è tutto. Ci vediamo in un prossimo video, bella!